Stupire l'ospite con un breakfast d'effetto senza andare ad intaccare troppo il margine è possibile? Beh, sappiamo che fare tutto bene ha un costo, ma seguendo le mie indicazioni riuscirai a creare una percezione con un effetto veramente piacevole senza rinunciare al tuo guadagno. Vediamo nel dettaglio cosa devi fare. Tieni bene a mente questa frase: è fondamentale che tu monitori sempre in modo costante i numeri e che utilizzi un approccio metodico per gestire forniture, preparazioni e allestimento della prima colazione. Ti faccio un esempio pratico. Supponiamo che tu sia titolare, direttore o dipendente di una struttura media a conduzione familiare. Il costo della materia prima più il costo del personale addetto alla colazione di un albergo 3 stelle, diciamo, oscilla mediamente tra i 4 e i 7 euro. Questo significa che cosa? Che solo in termini di costi, per ogni colazione servita, devi partire da una base di almeno 4 euro. Poi è evidente che a seconda di dove metti il personale e poi ci sono i costi fissi, ci sono delle variazioni, diciamo, su questi numeri, ma questo in termini generali. Ai costi variabili, cioè quelli che abbiamo appena citato, devi aggiungere quelli relativi poi al tovagliato, le attrezzature, i macchinari, le utenze, ma facciamo finta che questi vadano poi nei costi generali. Poi si aggiungono anche i costi che hai sostenuto per la comunicazione, la promozione del servizio, oltre ai costi, appunto, come ti dicevo, generali, perché alla fine poi se il cliente ha deciso di venire da te, tutti questi costi tu li hai sostenuti. Ecco quello che noi chiamiamo il full cost. Cioè, diventa abbastanza alto per la prima colazione, perché in qualche modo anche tutti gli altri incidono, quindi fanno pressione su quel determinato momento. Riesci quindi a comprendere perché è fondamentale determinare nel modo corretto il prezzo di vendita del soggiorno? Se stai sbagliando a determinare il costo della colazione, sicuramente poi stai anche calcolando male il prezzo finale di vendita della tua camera e ad ogni vendita, anziché diventare più ricco, movimenti denaro, ma stai diventando più povero perché il tuo margine viene rosicchiato e non riesci a capire il perché. Magari ti rispondi e ti dici: ma il prezzo medio non sale, probabilmente l'emorragia ce l'hai interna. E allora che cosa fai? Non fornisci più quel servizio? Oppure provi a ottimizzare costi e servizio di quel determinato servizio? Proviamo a capire insieme come ottimizzare i costi creando una prima colazione, diciamo, ad alto impatto emotivo, che i tuoi clienti ricorderanno per sempre, ma che non sia per te una emorragia, diciamo così. Partiamo dal costo di acquisto delle materie prime, distinguendo tra food e beverage. Inizia creando uno storico delle colazioni. Questo è fondamentale. Quante colazioni hai servito giorno dopo giorno e quanto prodotto di ciascun tipo, come ad esempio l'acqua, i succhi, la frutta fresca, gli affettati, il pane. Quanto prodotto è stato consumato dedicato alla prima colazione, almeno per macro area? In questo modo potrai ottimizzare eventualmente gli sprechi e ottimizzare gli acquisti. Ecco, in questa fase riconsidera anche il rapporto con i tuoi fornitori, prova a capire se ti conviene di più tenere un solo fornitore oppure se avvalersi di più aziende. Tra l'altro nel breakfast ce ne sono di molto specifiche e specializzate. Parleremo di tutto questo in modo molto approfondito il 24 e il 25 novembre a Forlì, a Breakfast Campus, che è una masterclass gratuita di 2 giornate intere con un sacco di speaker riservata agli albergatori. Apriremo le selezioni, credo che se, tra l'altro siano già aperte, dovrei essere tra i primi 70 che si iscrivono, altrimenti te lo racconteranno gli altri. Quindi ti lascio sotto al video il link dove trovi poi tutte le informazioni. Ma torniamo ai nostri contenuti. Come secondo punto esaminiamo il costo del personale. All'interno di questa voce, oltre al costo del personale addetto al servizio, considera anche quello o una parte degli addetti alle pulizie, quello al personale di cucina che fa le preparazioni, a quelli del lavaggio. Cioè il costo del personale è sempre una voce che pesa moltissimo su tutto il costo economico di una struttura ricettiva, a prescindere che si parli o meno di breakfast, per cui è importante capire, diciamo, nella quota tempo-costo dove allocare questa parte di numeri. Qual è quindi, diciamo, il suggerimento, il segreto? È quello di trasformare una parte di questi costi che comunque rimangono in investimenti.
Sì, perché se il servizio è soddisfacente, se il prodotto è buono e è ben presentato, se la sala è accogliente e pulita, se la mise en place è ordinata e d'impatto, allora otterrai veramente un ottimo risultato e il tuo desiderato, come dire, percepito di altissimo valore ci sarà. Ecco, rivisti i principali costi operativi, poi devi passare all'ottimizzazione dei costi di tovagliato e mise en place, perché anche questi incidono tantissimo. Ci sono delle soluzioni con cui puoi ridurre questa voce, ma attenzione, con questo non ti voglio dire che d'ora in poi dovrai preferire prodotti di bassa qualità o tristi, eh? Cioè partiamo sempre dal percepito della qualità, che deve rimanere molto alto. Devi solo ricordare che in fase di determinazione dei prezzi dovrai tenere conto di queste spese e ammortizzarle nel tempo. Quindi io, come sempre amo dire, la migliore delle informazioni ce l'hai tu, albergatore, ma le devi solo mettere in fila con questo ordine. Il quarto punto di cui ti parlo è il buffet, nel caso tu lo preveda, poi sappiamo che oggi è tornato molto di moda anche il servizio al tavolo, ma cambia di poco. L'acquisto delle attrezzature o di tutto quello che compone l'allestimento è esso stesso un costo da ammortizzare, quindi ricordati che devi calcolare i costi di tutto l'allestimento, delle attrezzature, i piatti di portata, le ciotole, le piccole attrezzature da banco, senza dimenticare i costi ovviamente del materiale informativo, cartellini, lavagnette, menu board eventuali. È vero che puoi utilizzarli anche in altri momenti della giornata, a parte di questi, ma comunque lo devi considerare. E il quinto e l'ultimo punto riguarda i costi generali. Beh, in questa voce rientrano tutte le spese che dovrai sostenere non direttamente imputabili alla colazione, quindi alla prima colazione, bensì alla struttura in generale, ma che in qualche modo vanno ad impattare anche, vengono assorbiti dal servizio della prima colazione. Per ottimizzare i costi delle utenze, ad esempio, e quelli relativi all'uso degli spazi, potresti decidere di destinare la sala colazione anche ad altri utilizzi, oppure aprire la clientela esterna e così via, cioè una serie di valutazioni strategiche. Credimi, sembra una lunga corsa, ma all'arrivo ti aspetto una grande soddisfazione, sapere che davvero non ti sei lasciato indietro niente e soprattutto non hai perso denaro per strada. Beh, direi che per oggi è tutto, spero di vederti di persona, io sarò presente insieme a tutto il mio team a Breakfast Campus a Forlì 24 e 25 novembre, e per approfondire insieme questi argomenti che sono molto interessanti e meritano davvero un dettaglio approfondito. Il link è qua sotto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!